Il video contiene dosi massicce di black humor. Non si intende offendere nessuno. Per le lamentele scrivere ai creatori del gioco. Signori, a grandissima richiesta siamo tornati con Cards Against Humanity. Pensavo con Scad. Ciao. Ma ci hanno richiesto di più questo gioco. Ok, che... Come? Allora smetto. Lui è Scad, per chi non l'avesse riconosciuto. È come mentre eravamo al Games Week, c'era la gente che mi fermava con Scad vicino e facevo: ma sai chi è lui? No, ma è Scad. Oddio, Scad, oddio! Appena apri bocca lo riconosci. Sì, sì. Due volte. Comunque, per chi non sapesse cos'è Cards Against Humanity, abbiamo qui le regole e il link del gioco in descrizione. Per giocare con i vostri amici, divertirvi un sacco e farci guadagnare soldi tramite referral link che danno un centesimo per ogni vendita. Se facciamo comunque 100.000 vendite, sono comunque soldi. Sono comunque soldi. Vuoi che faccio il calcolo? 100.000 per 0,01. Poi lo chiederai a Siri o a Google, quello che è. Distribuire 11 carte risposta, cioè quelle bianche, per ogni giocatore, e designare a caso un question master. Scad, sei il question master? Sì, cosa, tipo... Non fai il turno. No, non gioco mai, no. Il question master legge una carta domanda presa a caso, cioè quelle nere. Gli altri giocatori scelgono a piacere la loro carta risposta tra le carte distribuite precedentemente e la mettono a faccia in giù sul tavolo. Questo tavolo. Il question master deve rileggere la domanda con ogni risposta in maniera chiara e ad alta voce. È molto importante. Lo dicono le istruzioni, lo dico anche io. Se tra le risposte il question master sceglie la tua, allora hai vinto il turno. Prendi la carta domanda che vale un punto. Il primo giocatore che guadagna 5 punti vince. Noi giochiamo finché ci abbiamo voglia. Esattamente. Il giocatore che avrà più punti al raggiungimento di 10 minuti di tatti vince. Altra cosa, come vi abbiamo promesso nell'episodio precedente, abbiamo creato delle carte personalizzate. Cioè, erano delle carte bianche che avevamo scritto noi la risposta. Sono 15 carte in totale. Nel corso dei turni pescheremo pure dalla pila delle carte personalizzate, che sono overpower insta win proprio. Sì, è tipo chi vince. Lo tiri su così. Noi non vi leggiamo cosa abbiamo scritto, ma fidatevi, lo capirete. Non è nulla di razzista, perché già qua c'è una cosa razzista. Esatto. Sì. Sostanzialmente abbiamo aggiunto le meme del web che mancavano. Question master, prenda la carta nera. Oddio. È quello che ti auguro, figlia mia. Cavolo. Io ne ho troppe. Questa è perfetta. Io gioco già una bomba. Quindi mescolale e poi leggile. Mescoliamo, così tu non sai di chi sono e quindi non fai vincere me perché sei il mio migliore amico e odi Camper e Leo. Sei il mio youtuber preferito. Un bel paio di tette è quello che ti auguro, figlia mia. Non lo so. È la mia che ho buttato. Non mi convince. Un aborto spontaneo è quello che ti auguro, figlia mia. Questo non è male. Farsi un buco in tasca per masturbarsi in pubblico è quello che ti auguro, figlia mia. Ok, direi che vince un aborto spontaneo. Grazie. Mi piace di più. Andrei, hai vinto un aborto spontaneo. Che culo. Portalo a casa per Erika che sarà felice. Ok, è tempo di pescare dal mazzo di carte personalizzate. C'è tipo la luce divina. Allora, per rallegrare la vita di un bambino cieco, dagli puntini puntini. Andrà a ridere da solo. Oh, ma sono bellissime questa volta. Questa me la gioco, sì sì, vai. Così è felice il bambino cieco. Anche il mio sarà un sacco felice. Per rallegrare la vita di un bambino cieco, dagli l'ebola. Buona, buona. Per rallegrare la vita di un bambino cieco, dagli la selezione naturale delle specie, in cui lui è compreso in pieno. Per rallegrare la vita di un bambino cieco, dagli un pigiama con le righe con la stellina gialla. Io l'ho sempre detto, se non facevamo gli youtuber dovevamo fare i maestri d'asilo, cioè. E vince un pigiama righe con la stella gialla. Bella, no. Scalda. si è giocato il drago bianco occhi blu pure lui. No, mi fa male la pancia. Allora, pescate da qui una carta. È il mio turno. Puntini puntini è come le erbe cattive, bisogna estirparle alla radice. C'è un pizzico di risentimento nella mia. Uffa, ma la mia è vera, non fa neanche ridere. Giovanni, se gente pensa che questa tua frase verrà attaccata alla mia, sei nella merda. Vai, allora me la gioco, vediamo. Questo è mago nero, attenzione. Mago nero addirittura? Sì, sacrifichi due creature per un 2500 d'attacco, sì, di merda? Va bene. Le lesbiche sono come le erbe cattive, bisogna estirparle alla radice. Giovanni, perché pensi che sia vera questa frase? Uffa. Non è che siccome le lesbiche non te la danno bisogna avere tutto questo rancore. Matteo Salvini è come le erbe cattive, bisogna estirparle alla radice. I terroni...
i terroni. Hai visto, sono il meglio degli ebrei. I terroni sono come le erbe cattive, bisogna estirparle alla radice. La carta i terroni è presente nel gioco, non è personalizzata da chi noi. Ha visto l'ultimo episodio lo sa benissimo, perché i terroni e il pizzo sono strettamente collegati. E niente, vincono i terroni. L'ho detto era mio maniero. Palle. Mi piace come io mi sia appena messo contro tutta la comunità LGBT e non ho neanche vinto il round. Nel dubbio, se volete farmi video contro, l'ha messa Bertra quella carta. Oggi tutto a metà prezzo, anche... Oddio, sono indeciso se giocarmi... Carina, ma niente di che. Non puoi avere un altro drago bianco che Blue Scud. Io sono qui che sto dicendo qual è la meno brutta. Oggi tutto a metà prezzo, anche una K47. Oggi tutto a metà prezzo, anche 21 centimetri di benessere, che diventano 10,5. O magari costano 50 euro anziché 100. Oh. Oggi tutto a metà prezzo, anche lo scippo col motorino. Direi che quella che c'entra meno, ma lo scippo col motorino vince. Ma Scud, okay. Perché tutte quelle forti lei le hai imbrogliato? Bravo su Yu-Gi-Oh. Se analizziamo l'argomento da un punto di vista statistico, puntini puntini e puntini puntini sono strettamente collegati. Io mi sa che ne ho sprecata una, però non sapevo come giocarla. Vabbè. Se analizziamo l'argomento da un punto di vista statistico, 20.000 nazi recintati sotto i mari e l'Italia fascista sono strettamente collegati. Ma sarà una delle nostre 20.000 nazi recintati sotto i mari? Non so, magari ce l'ho già scritta. Se analizziamo l'argomento da un punto di vista statistico, la pace nel mondo e la fede di Gian Piemurri sono strettamente collegati. Più o meno. Non troppo. Se analizziamo l'argomento da un punto di vista statistico, il traffico di orche e Dachau sono strettamente collegati. Vabbè, direi che ho vinto questo. Raga, ho battuto due delle nostre personalizzate imbattibili. Grande combinazione, direi. È colpa di Scud che non sa leggere. La GoPro è un gadget, ma se utilizzata per puntini puntini, il suo acquisto è assolutamente giustificato. Ce l'ho anch'io. Dai, perché non la spoiler di... Vabbè, ha vinto questa, leggiamo. La leggo per ultima. La GoPro è un gadget, ma se utilizzata per inculare le mosche, il suo acquisto è assolutamente giustificato. Buona. Ma fanno tutte ridere. La GoPro è un gadget, ma se utilizzata per rubare i soldi ai Medici Senza Frontiere, il suo acquisto è assolutamente giustificato. La GoPro è un gadget, ma se utilizzata da Logan Paul nella foresta dei suicidi, il suo acquisto è assolutamente giustificato. Te l'ho detto che l'ho trovata quella giusta. Merda. Con la GoPro è un gadget, ma se utilizzata da Logan Paul nella foresta dei suicidi e il suo acquisto è assolutamente giustificato, vince questo round e lo do direttamente a Leo. Ricordiamoci che Logan Paul nella foresta dei suicidi non c'era negli YouTuber Rewind. Non hanno capito niente. Come no? C'erano YouTuber che ballavano Fortnite nella foresta. Era un chiaro riferimento alla foresta dei suicidi. Sono inglese. Sono il signor Sharp. Scriva S come Savona, H come hotel, A come Arezzo, R come Roma e P come... Io ce n'ho una con la P, ma la V c'è. Sei obbligato qui a giocare. E P come le arachidi. Bravo Scud. Vabbè, era l'unica. A come Arezzo, R come Roma e P come... Un pitbull. Un pitbull in un parco giochi per i bambini. Era bella questa. Di chi è? No, niente. Beh, batti io. Era l'unica con la P. Come, signor Sharp? Non ho capito. Pitbull. H come hotel, A come Arezzo, R come Roma e P come un pakistano con un bouquet di... Un pakistano con? Un pakistano con un bouquet di... Che ognuno ha tirato fuori l'unica cosa con la P che c'era nelle sue frasi. E poi c'è R come Roma e P come... pesce siluro. Quando i meme vengono usati a sproposito. Questa l'ha messa un nostro iscritto, ne sono quasi sicuro. Chi è la tua? Pensavo di vincere, va bene. Allora vince il... grazie. Non ce la faccio a leggere, mi dispiace. Gioco. Non ce la faccio a leggere un pitbull in un parco giochi per i bambini. Anche poi è tipo allitterazione rapper, pitbull in un parco giochi per bambini. Ho mal di pancia. Vada, question master. Ah, tocca a Leo, posso giocare tutte le mie meme che capisce solo Leo e vincere tranquillamente. La vera ragione che ha causato i miei primi capelli bianchi è... Vai, ce l'ho. Provo a giocare un anch'io e vincere. Gioca questa. Deve essere giocata.
A prescindere. Te la regalo, deve essere giocata. Per questo round gioca pure Leo. Vai, me la gioco con questa. Drago bianco, occhi blu, finale. Ma che cazzo sei, Kaiba, che ogni mano tiri fuori un drago bianco? Sì, neanche a tre li gioca senza tributi. Te la faccio meglio. E la buttiamo giù. Sì, vai. Gli parte una spalla. Quando per giocare a Yu-Gi-Oh! Devi andare dal chiropratico a farti aggiustare. La mia è deludente. La vera ragione che ha causato i miei primi capelli bianchi è fare la fila da Burger King. Era quella brutta che dovevo buttare via. Qua ci sta. La vera ragione che ha causato i miei primi capelli bianchi è la guida in stato di ebbrezza. Ancora peggio. La vera ragione che ha causato i miei primi capelli bianchi sono i balli di Fortnite. Sprecata. No. Si poteva usare meglio. La vera ragione che ha causato i miei primi capelli bianchi è l'amianto. Ma quella è vera, non è? Pubblico, chi è che vince? Non fa ridere, è vera, è l'amianto. Penso che questo round non l'abbia vinto nessuno. Ma i balli di Fortnite è la vittoria proprio free. Eh no, ma bisogna anche gli ebrei, bisogna giocarseli bene perché... Non hai avuto una vittoria reale questo match, eh? Aspetta, i balli di Fortnite li reinseriamo nella pila di quelle da usare, perché devono essere sfruttati al meglio. Il fa freddore, se lo gioco mi chiudono il canale, quindi ne prendo un'altra. Il fa freddore. Cos'è fa freddore? Non lo so, non fa ridere. Il raffreddore fatto. Perdere la nascita del proprio figlio per puntini puntini, lo si può capire. Vai. No. Questa ci può stare. Siete tutte? No, manca Leo, che come al solito è in ritardo. Perdere la nascita del proprio figlio per violentare una capra. Lo si può capire. Ma vabbè. Vabbè, ci sta. Perdere la nascita del proprio figlio per la roulette russa. Lo si può capire. Tadunz. Perdere la nascita del proprio figlio per emulare il suicidio su TikTok. Lo si può capire. Direi capra. Violentare una capra. Violentare una capra. Grazie, secondo punto. Sei considerato colpevole per puntini puntini. Puoi sempre giustificarti dicendo puntini puntini. Ce l'ho perfetta. Posso buttare solo via due carte e non le leggete, perché fanno veramente schifo al cazzo. James Bond e avere il proprio padre come coinquilino. Sì, è perché le voglio buttare via, non mi spero. Allora dai, va bene, se la giocano scade e Andrea. Ma non leggi quindi proprio quello di Leo? No, buttale via, show. Adesso no, facciamo fare brutta figura a Leo. Sei considerato colpevole per avere il proprio padre come coinquilino. Puoi sempre giustificarti dicendo piacere Bond, James Bond. Bello, eh. Te l'ho pure reso più divertente con aggiungendo piacere Bond, James Bond. Sei stato considerato colpevole per rifiutare di fare il test di paternità. Puoi sempre giustificarti dicendo I New Channel. Chi ha causato doppia combo leggendaria? Vediamo. Io. Ho fatto bene a sprecarle. Sei considerato colpevole per la puntualità di Leo. È un grave reato. Puoi sempre giustificarti dicendo l'effetto Pac-Man nella barriera di ghiacciatore alla terra. Io vorrei arrivare, ma c'è l'effetto Pac-Man che appena supero la galleria mi riporta. Ti riporta in cima alla galleria? Immaginavo. Va bene, bravo Cam, te la sei meritata. Puntini puntini non esiste, sono solo fesserie. Ah, eh beh. Sono indeciso, cioè qua c'ho Slifer e qua c'ho obelisco del tiranno. L'olocausto del tiranno, stavo dicendo. L'olocausto del tiranno non esiste. Dai, metto non questa. Lo so, me ne gioco una mala spiega. L'altra la lascio lì a riposare. Fermenta. No, non ho calcolato quella giocata del round sbagliato. Perché? Come vinceva? Sì. Anche con Scad. Minchia, che poca fiducia nei miei confronti. Adesso non riderò apposta. Pronto per cambiare. Il dio mattone. Il dio mattone non esiste, sono solo fesserie. Ovviamente. Per me è blasfemia. Sono tutte bestemmie di altri. La patente di Camper non esiste, sono solo fesserie. Ho detto che l'ho giocato nel turno sbagliato. Eh già. Il pizzo non esiste, sono solo fesserie. Sono combattutissimo tra queste due, chiaramente. Oh. Beh, il dio mattone vince. No, cioè, il dio mattone è un po' un hai vinto e la giochi e poi puoi metterla un po' dove vuoi. Di chi è? Mia. Il mio secondo punto. C'aveva la carta, c'aveva. L'ottavo giorno Dio creò puntini puntini e vide che fu cosa buona. Il dio mattone, no, lo vinceva anche qui. Ce l'ho. Questa Leo può valorizzarla a modo suo, cosa che gli altri non avrebbero potuto fare. Boh, forse io la spreco, però boh. Perché sono tutte e tre scritte? Tutte nostre. L'ottavo giorno Dio creò l'Ever e vide che fu cosa buona. Che giusta. Ci stavo, sembra un po' sprecata. Lo so, ma è da un po' che non sapevo come inserirla. Leggimi mia. Non so qual è, quindi è 50-50. L'ottavo giorno Dio creò la Camper Killer
e vide che fu cosa. Chi l'ha usata sta carta? Tu, Scad? No, no, solo con Leo poteva vincere questa carta. Andrà, se capitava a te mi esiliavi dal gioco. Scusami. Mi sto ridendo tantissimo perché se la giocava Scad era fuori di casa. Scad, puoi cambiarti di posto con Giovene, per piacere. L'ottavo giorno Dio creò i balli di Fortnite e vide che fu cosa buona e giusta. Giovanni, grazie Leo, lo sapevo che su di te potevo contare. Hai perso due volte. Perché non hai detto due volte i balli di Fortnite? Sul serio hai fatto dai, vincere. Non più ridere. Per killer. Vabbè, balli di Fortnite. Era oggettivamente divertente. Una cosa simpatica, semplice e romantica la sera di San Valentino è... Ce l'ho! Anch'io. No, aspetta, posso giocarne due attaccate? Va bene. Una cosa simpatica, semplice e romantica la sera di San Valentino è mettere dei fiori sulla tomba di Mussolini. Una cosa simpatica, semplice e romantica la sera di San Valentino sono le thailandesi e le ragazze dell'est. Beh, se le paghi saranno sicuramente romantiche, simpatici e semplici. Ma San Valentino, sai quanto lavorano? Una cosa simpatica, semplice e romantica la sera di San Valentino è cambiare donna per salire di livello. Beh, anche questo non è male, eh? Era la tua Scad, sì. Guarda che valeva, eh. Però le thailandesi, però. Ragazze dell'est. Però va bene. Dove sono i thailandesi, scusa? Lei ha fatto la combo, però. Ma ne hai messe due di carte. Ma è perché le gioco assieme. Arbitro, chiamo infrazione. Quanti punti hai, Leo? Due. Tu, Scad? Tre. Allora vince Leo. Ma non vale? Devo pareggiare i conti. Ah, fai mezzo e mezzo. Sì, sì. Trappiamo la carta in due. A pochi passi dal centro storico, lontano dai flussi turistici, seguite il sentiero sulla costa per 5 minuti e ammirerete... Scad, non rigiocare i balli di Fortnite. Se li rimetti giù, te li non faccio mangiare. Non i balli di Fortnite. Io non lo so, vi prego, è buona, ma... Ditemi che c'è il schettino. A pochi passi dal centro storico, lontano dai flussi turistici, seguite il sentiero sulla costa per 5 minuti e ammirerete... Il capitano schettino! No! Chi è che l'ha beccato? Io non le leggo neanche... Le altre due! No. Ha vinto il capitano schettino! Oh, lei... Ma no, l'ha predictata! Spero che ci sia schettino! Il capitano schettino è nel gioco. Non è una carta personalizzata da noi. Le belle storie cominciano sempre con... Punti e punti. Porca miseria. Io me la gioco con una forte. Le belle storie cominciano sempre con... Un nero, una puttana, un nordista e un omosessuale. Vero, una bella storia. Certo, sono le barzellette quelle. Le belle storie cominciano sempre con... Un clistere. Un clistere dall'urologo. Le belle storie cominciano sempre con... Un'esplorazione rettale. Ma sono tutte uguali. Oddio. Direi il nero, la puttana, il nordista, l'omosessuale. Ecco, io proprio vinto. Io. È un agglomerato di winning condition questa cosa. Erano tutte belle. Io ne ho una per Andrea che vorrei giocargli, ma spero che mi dia l'incipit giusto. Ah, devo leggere io? Sì. L'argomento della mia tesi di dottorato, puntini puntini, è stato stranamente mal visto dalla giuria finale. Posso giocarmi l'evoluzione finale o la gigo evoluzione, quindi non so. Ma ce l'hai tutte forti, allora io sì. Mi gioco una roba... No, Gio, vai, come nell'ultimo video, cioè si sta facendo trimentali. Trimentale. Sì, ne butta in realtà caso. Adesso butta spaghetti, aglio e peperoncino. Non beh, so. Farebbe ridere. Aspetta, allora che cambio con spaghetti aglio e peperoncino. L'argomento della mia tesi di dottorato, una partita Juventus-Napoli con pizza e birre. È quella che hai buttato via? È stato stranamente mal visto dalla giuria finale. Non lo so, Rick. L'argomento della mia tesi di dottorato, vabbè. Tocca vincere. Stranamente mal visto dalla giuria. Attenzione, avevo anche la giga evoluzione, la democrazia africana. Vabbè, ci poteva stare una tesi. Lo so, però. L'argomento della mia tesi di dottorato, l'adozione da coppie zoofile, è stato stranamente mal visto dalla giuria finale. I neri vincono. Vabbè, tieni Scad, quanti punti hai? Sei. Beh, ragazzi, abbiamo perso. Chiusa, vai. Ciao raga, non sono riuscito a giocare a scopare quanto fa Derek 95 Ita. Dobbiamo farci un altro video su sto gioco. Ma io non avevo una super combo che non sono riuscito a giocare. Vai. Avevo 7 anni senza sesso e la depressione di Cileno. Sono strettamente collegati. E non ce l'ho trovata, non era in tempo. Ragazzi, spero che questo episodio vi sia piaciuto. Se arriviamo a 50.000 like, ne facciamo un altro, rimodificando le carte personalizzate. Ringraziamo Scad per essere venuto a Trento a registrare questo video.
È sempre un piacere. 5 ore di treno. 5. Come 5? Adesso sono partita alle 9, il treno era alle 11. E io ringrazio Leo che è venuto da casa sua qua, quindi 2 minuti. Ma come, sono 17? In 2 minuti? Però, eh? Ricordo che la puntualità di Leo e l'effetto Pac-Man sono strettamente collegati. Vabbè, detto questo, direi che per oggi posso passare dal camper. Spawn. È tutto, noi ci vediamo. Come? Come, ma con un prossimo video. Andate in pace, merde.